Allora, siamo qui all'Open delle Dolomiti, la fase dei giocatori di quarta categoria, e abbiamo Steve che arriva da Pedavena per giocare questa sera. Una giornata particolare perché ha appena vinto Marco Cecchinato a Roland Garros e tu non sei sceso dalla macchina. Mezz'ora in macchina per guardare il video. E non sapevi che al Circolo Terzi di Sistera avevamo invece un video enorme dove avresti potuto vederlo tranquillamente. Ma ero in compagnia del mio amico Max, quindi ero contento. Ciao Max. Ciao. Anche tu. Quindi tu invece sei venuto per fare il tifo per lui. Al posto di guardare Cecchinato, preferito venire a vedere Steve. Steve, okay. Sì, Steve Kanner. Allora, Steve, che ci fai qua a Belluno? Provo a fare il torneo. Provi a fare il torneo? Sì. Ma da quanto tempo giochi? Solo 3 anni. Soltanto 3 anni. Quanti anni hai? 37. 37, Pedavena, e sappiamo benissimo che sei il marito di chi? Sei il marito della Ingrid, Ingrid, insomma, che è una giocatrice di Serie C della nostra provincia qui di Belluno. Quindi, insomma, hai scelto il tennis per tutta la vita? Sì, ho sempre giocato a pallavolo, ho fatto 18 anni a pallavolo, però adesso, appunto, vivendo a Pedavena, sposandomi con Ingrid, giochiamo sui campi di Pedavena, quindi ho riabbracciato il tennis con cui avevo iniziato quando ero piccolino, a 6-7 anni. Ok, quindi una grandissima passione. Hai visto, esatto. Abbiamo l'orologio alle nostre spalle. Esatto. Che ore sono? Sono le... non lo guardiamo 19, dietro, 27. Vediamo qui. Sono le 19:27, il nostro orologio è perfetto, devi entrare in campo a momenti. Sì. Guarda, sei anche fortunato, ma non lo so se è vero, ma giochi con qualcuno che sta finendo la partita e dovrà fare il secondo turno direttamente con te. Quindi tu arrivi bello riposato. Ti sei visto il finale della partita? Cecchinato, sono bello carico. E se perdi fa bene lo stesso. Sì, cosa cambia? Non importa, non importa niente. Okay. Allora, oggi io, Max, ti ringrazio, fai il tifo per Steve. Io ho scommesso 4 euro che avevo giusto in tasca su Steve. Credo che vinca, perché così mi dicono da Agordo degli amici che è in grande forma. E...